Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao grullai e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo qua in questo nuovo video serpeggiante. C'è un ragazzo che mi ha chiesto più volte di fare questo mazzo e ci siamo arrivati. Siamo qui con Serperior V-Astro. Non è un Pokémon nuovo, quindi perché parlarne? È un mazzo che ha fatto stranamente top, mi sembra arrivato 28esimo, 29esimo, 30esimo, comunque giù di lì, a un regionale americano. Quindi ho detto vabbè, diamogli un attimo un'occhiata, vediamo un po' che cos'è. Serperior V-Astro, diciamo, attualmente può essere molto forte, perché se al torneo ti trovi contro Luna Ruggente, Charizard e tu parti molto forte, lui shotta, perché fa 190 danni. E dice che possiamo spostare un numero qualsiasi di energie da Serperior a un altro Pokémon. Quindi 190 per 2 fa KO qualsiasi Pokémon che abbia debolezza. Con il suo attacco V-Astro fa 60 danni per ogni energia assegnata a questo Pokémon. E poi dice scambia questo Pokémon con uno nella tua panchina e bla bla bla. Quindi in teoria se già ne ha 3 farebbe 6, 12, 18 per 2, 360. Quindi come Pokémon è praticamente shottante contro Charizard e bla bla bla. Viene caricato con Arceus, quindi anche qua motore Arceus V-Astro, fa 200 danni, andiamo a mettere fino a 3 energie ai nostri Pokémon V in gioco come voglio. E giustamente non penso che andremo a usare l'abilità, l'attacco V-Astro di Serperior, perché l'attacco di Arceus è ben più forte, perché ci possiamo andare a prendere fino a 2 carte dal mazzo e insomma ce le prendiamo in mano. Quindi una volta che abbiamo Arceus V-Astro con un'energia, cos'è che vai a prendere? La doppia. Quindi così da attaccare subito magari ci prendiamo la doppia e un Serperior, così vado a caricarlo. Poi ci abbiamo la Kazam lucente per andare a spostare i danni, o meglio fino a 2 segnali di danni dai Pokémon del mio avversario. Lui ci ha messo lo Spiritomb che va a levare le abilità dei Pokémon V base in gioco. Poi ci ha messo Bibarel per pescare, Scowet che va in combo con Bibarel, quindi prima faccio Scowet, metto tutte le mie carte in fondo al mazzo, ne pesco una e poi pesco 5 di Bibarel. Essenzialmente poi di carte interessanti non c'è molto. Ci abbiamo l'aspiratore perduto, la fune di fuga, la Minor Ball, lo Switch, Ultra Ball, sentiero Biancacima, carta che può essere a doppio taglio, perché se te la metti subito e dopo devi fare Arceus, proprio no signori. Arbitro, la Kissara, la Burno e Boss Order, la premura di Komor. Serve anche per andarci a levare Arceus, quindi magari abbiamo fatto un attacco 200 o meglio 180 e subiamo un danno, magari lo vogliamo levare o ritiriamo per attaccare i Serperior. Per paura che ci faccia poi boss su Arceus, possiamo fare premura di Komor, quindi ci riprendiamo in mano quel Pokémon. È normale che abbia dei segnali di danno e anche tutte le carte assegnate, quindi ci riprendiamo anche le energie. Ricerca accademica, l'amuleto del coraggio che va assegnata a un Pokémon base, quindi non so perché lui abbia messo questa carta, anche perché di base non è che abbiamo chissà cosa. Forse per Alakazam, per farla arrivare a 180, e visto che abbiamo anche un'energia psico. L'energia psico la possiamo volendo anche dare su Serperior, attacchiamo e poi dice di spostare delle energie, quindi possiamo spostare la psico quando abbiamo messo Alakazam, perché ci può essere l'occasione che il mio avversario abbia una debolezza psico o prendergli a fare un determinato danno, perché lui fa 20 più 20 per ogni carta che ha in mano il mio avversario. Se c'ha 15 carte sono 300 danni, ora ovvio sono tante 15, però insomma si può fare dei bei danni. La cintura scelta, che comunque beh, utile com'è poco in questo momento. L'energia difesa V, anche questa non è molto utile, però insomma ce l'ha. E l'energia jet interessante, la turbo doppia, poi c'è l'erba e la psico. Come mazzo, diciamo che è un mazzo che
un po' indietro di boh, un paio d'anni, un annetto. Quindi non è che mi faccia impazzire, però per dovere di cronaca lo facciamo. E ovviamente la lista la trovate in descrizione, l'ho leggermente modificata rispetto a quella che ha fatto Top. C'era un paio di carte che proprio non potevo vedere. E detto questo, ovviamente passate dal mio Instagram riccabroz e followatemi. Superiamo i 100 mi piace per un prossimo video bello, perché questo insomma l'è un po' serpeggiante. Quindi andiamoci a trovare i nostri avversari. Primo avversario di oggi, siamo contro Julian Barrows. È uscita croce, mi sembra che vincerà lui. Il mio avversario vince là, vincio il lancio della money. Vediamo un po' se deciderà la svelta, se vuole iniziare lui oppure no. E iniziamo noi, ok. Allora, come mano può essere anche abbastanza interessante. Purtroppo non abbiamo subito l'Arceus, il V, però abbiamo il Vuaso, abbiamo Serperior, abbiamo comunque la Minor Ball, quindi possiamo spingere un pochino sull'acceleratore, però non abbiamo le energie per poter iniziare. Ci esce la doppia, questo mi piace di questo gioco, che mi ascolta ogni tanto. Però Minor palla, vai con Arceus per forza, qua gli si dà la doppia e devo terminare il turno. Dopo metterò il Vuastro, energia switch, sentiero Biancacima, perché secondo me lui ha parecchie abilità. Comunque Mew lo blocchiamo, anche se al momento non lo userà. Però VIP passera, vediamo un po' che cosa gioca il nostro amico Julian Briao. Gioca eroe ferreo, interessante che con quel sentiero Biancacima sa di fetido. E anche quell'aggeggio là, quella Alakazam. Lost Azones, bravo, prenditi un altro Pokémon, che è uno Yamask. Non so minimamente che mazzo vada a usare. Forse lì quella tomba con le mani. Ci mette eroe ferreo, quindi ci va a mettere i danni che metterà su il serpone. Ok. Ok, non ci è andata male, dai, va bene di così. Lui c'ha tre carte in mano, abbiamo una Ultra Ball. Andiamo a mettere Arceus Vuastro, a sfruttare il suo Lost Azones. Non ho altri Serperior, interessante. No, giustamente Serperior non lo posso prendere, che Briao sono. Poi si fa l'Arceus crescita, ci prendiamo dove sta? Un'energia, mi posso prendere la difesa, così il resto lo metto sugli altri Pokémon. E lo switcho. Poi lui non penso giochi Pokémon V, quindi Speedomb non ha senso. Switchiamo, mettiamo Arceus. Si fa il sentiero, si fa l'energia davanti, Ultra Ball su 1 e 2. La Ultra Ball me la vorrei tenere un attimo. E mi posso prendere un altro Pokémon, che è giustamente il Serperior Vuastro per dopo. Quindi me lo evolvo e si va a fare 180 danni nel viso. Non defunge, però intanto le tre energie me le becco. Eccole qua. Mi prendo le tre erbivore. 1, 2, 3. Lui dopo con tre carte non so che cosa vada a fare al momento. Quindi non ho molta paura. Se non sbaglio, l'evoluzione di Yamask, eccolo lì, Cofagrigus, mi sembra che metta dei segnalini danno tutte le volte che viene attaccato, oppure quando va KO, non ricordo. Però insomma, è un po' infamello, eh. Con la Ultra Ball vediamo che cosa si prende. Lumineon, non lo mettere, che non hai abilità. Evitati questa scena, bravo. Signori, lui non ha niente in mano. Io invece ho sculato con Bibarel e direi top. Olè. Questo lo mettiamo, se ne pesca. Vediamo un po' che cosa tiriamo fuori dal cilindro. Un altro sentiero straforte. Metto Alakazam. Per il semplice fatto che mi piace, glielo voglio mettere. Anche se non ha carte in mano, però dopo sicuramente pescherà. E gli metto ancora niente. Me lo voglio tenere lì. E lo caricherò con calma. Se escono le energie, me lo tengo lì anche come stoppino. Uno stoppino ci vuole sempre. Perché se mi fa magari una fune di fuga, non voglio dargli Serperior nel caso mi dovesse attaccare.
E Bivarel uguale. Quindi gli lascio lo stoppino. Ma signori, signori, prima partita andata non aveva proprio niente. Gli ho bloccato le abilità. E va bene, troviamoci un secondo avversario. Andiamo. Secondo avversario di oggi, Zino. Mio zio Zino. È uscita testa. E vogliamo iniziare noi? Beh, direi proprio di sì, perché come sempre dobbiamo evolvere l'energia e tutto. Quindi iniziamo noi per primi, sperando che di avere una mano praticamente come quella di prima sarebbe il top. Anche meglio, anche meglio. Abbiamo Arceus, Bidoff, la doppia. Abbiamo modo di fare aiuti dopo, abbiamo una Ultra Ball, quindi qui signori è forte, molto forte. Lui non ha niente in mano, gioca Elettro con le caramelle. Non so minimamente che roba sia, perché Miraidon non gioca caramelle, quindi potrebbe essere un mazzo sorpresa, mazzo minestra. Ma questo lo andremo a scoprire solo pescando questa carta. Ci esce Serperior Vuastro, signori, neanche a farlo apposta. Questo gioca Paumi, o Paumot, che roba sei. Diamogli la doppia e a questo punto termino. Spero che non mi faccia un KO improvviso. Non credo abbia roba per farmi 2,20 al momento. Livello Ball. Vediamo se prendo un'altra pecora o il peorone. Si prende il pecorone, che non può evolvere adesso, amico mio Zigno. La perula, quindi anche roba acqua. Magari c'ha Greninja. Greninja e Lanforune. Lanforone terrestre. Eccolo lì. Scarta l'elettro, pesca 2 e si prende anche la Minor Ball. Bravo. Beh, ha sculato un pochino, quantomeno a base ce n'ha. Raikulo e ancora Minor Ball. Signori, il signor Minor Ball. Eccolo lì, un altro Paumi. Non so minimamente cosa faccia Paumot. Era un mazzo che avevo guardato in passato, però non ho mai fatto. Quindi magari vediamo che cosa fa, come si comporta. L'energia la dà davanti, vediamo se ci fa 10 oppure ci riserva questo danno. Ritira per mettere Raikou. Ok. Corsa Lesta, pesca 1 e finisce lì. Non so quanto gli possa essere convenuto questo attacco, però se io faccio Ultra Ball su 1 e 2, io mi vado a prendere proprio lui. Mi vado a prendere proprio l'Arceone. Poi questo lo mettiamo davanti. Si fa Astronascita e vediamo cosa facciamo nascere. Sicuramente un Serperior e sicuramente, dove sei, un'energia difesa V. In questo caso funziona perché il Raikou ci farebbe del male. Quindi questa qua gliela diamo abbondantemente e facciamo 180 danni. Dopo andiamo a mettere Serperior, siamo tutti contenti. E chi si è visto, si è visto. Turno 2, abbiamo già due Pokémon carichi. Sono contento e va bene di così. Questo mazzo perde quando manchi Arceus turno 2, perché è proprio obbligatorio riuscire a farlo. Se non ci riesci, perdi un ulteriore turno e ciaone, perché non è un mazzo che fa 250 danni, ne fa 180, quindi sempre due colpi ti ci vuole. Uguale anche Serperior fa 190, neanche Raikou si riesce a buttare giù qua. Anzi, diciamocela tutta, se avessi avuto adesso la cintura gli avrei fatto 210. Ora che ci penso, sì, ma non ce l'ho. Ultra palla, vediamo se prende il Paumotto. Scarta due carte, si prende Paumotex, detto anche Erpagnotto ex. Ultra palla, quante palle tu fai? Scarta la Kissara e boss, incredibile, per prendersi Paumo. Non lo avrei fatto questo. Io più volentieri avrei evoluto. Ah, perché non ha la caramella. Ok. Beh, potevi anche aspettare a prenderti Paumo Tex. Intanto qua mi spuntano doppie su doppie. E questo lo mettiamo. E noi comunque dopo ci subiamo un colpo del Pagnotta, che non so che cosa faccia, però questi due premi io me li prendo, me li necessito. Vai, due premi, vediamo che cosa ci esce fuori. Arceus e Arceus Vuas. Incredibile, incredibile signori, ci escono. Lui mette un altro Marip che ha pescato, Palmotex, che con un'energia fa 60 e con due ci fa la Kissara. Mi sembra che faccia, ah, fa 2,20 a uno dei miei Pokémon. Interessante, interessante.
Per ora Bidoff è protetto. Però se non sbaglio scarta 2. Sta ritirando e mette Paomi. E... forse ha trovato Switch per attaccare? No. Ci lascia quel pagnottello da buttare giù e ci può anche stare. Io non so neanche se fare aiuti perché non mi serve essenzialmente nulla, però gli voglio fare arbitro, giusto per mandarlo un po' in confusione, e queste carte niente di che. Però se io faccio la Minor Ball e mi carico un altro Pokémon, mi potrei caricare un altro Serperior. Che dite? Quasi quasi me lo prendo, visto che facciamo un po' più danno. Si può anche fare così. Vai, facciamo questi 180. Ci portiamo a casa un altro premio. Si fa 1, 2 e 3. Così gli diamo tutta energia sui Serperior. Siamo a posto. Abbiamo 3 attaccanti, 6 premi. Niente, non possiamo chiedere di più. Ora, questo premio cosa ci dà? Cosa ci dà? Cosa ci dà? Un sentiero Biancacima, che potrebbe essere molto divertente per evitare di fargli pescare con Greninja. Solo per quello, perché poi per il resto non funzionerebbe molto, però potrebbe essere utile. Lui adesso ci sbomba un sacco di danni. Che 220, già ci può far KO quel Serperior. Mi sono scordato, ma l'ero scordazio. Cioè l'ho detto prima e poi mi sono scordato che lo faceva. Vabbè. Però comunque deve scartare le due energie. Quindi anche se ci fa il KO, almeno mi preserva quello grosso. Cara merda rara. Altro Paumot. Se lui mi fa 220 dietro, dopo si becca 180 davanti su con Arceus. Non so quanto gli convenga, però insomma, lui due premi se li può fare. Colpo saetta, scarta tutto e mette 220 su Serperior. Accidenti, c'avevo anche l'amuleto in mano, non gliel'ho messo perché tanto ho detto dopo lo evolvo. In qualche maniera non gli serve. Bravo Ricca, bravo Fesso, vai. Bravo Feschio. E ora che si può fare? Se io gli attacco davanti, mi cambia, è giusto. Questo glielo blocco. Se gli do la doppia non serve a nulla. E a questo punto do una doppia su Serperior. Perché così dopo, se voglio spostare delle energie, lo posso fare. Lo potrei fare, gli diamo la doppia, spostiamo un paio di energie erba su qualcos'altro. Lui ci mette Paumotto X, giustamente, che l'ha caricato. Io però ho ancora quel boss. E lui dopo mi deve riscartare tutto. Sarebbe anche figo levargli un po' di carte dalla mano, ne ha veramente tante. Energia, e c'ha di nuovo Paumot carico dietro. Però se lui ci fa 220 adesso, dopo gli faccio boss su quello dietro e lui è scarico. Questo potrebbe essere divertente, perché ci potrebbe dare veramente la vittoria. Lui dopo per vincere deve fare una mossa che è... ora ve la spiego. Intanto abbiamo un altro boss e ci garba. Si fa boss su Paumot, perché dopo lui è costretto a uscire con un altro Pokémon. Con un altro Pokémon. Quindi io 180 te li faccio. E ok, questo non devo fare nulla. E ora lui per esempio potrebbe uscire con la pecora. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, lui potrebbe uscire con un altro Pokémon. Deve fare Fluffy su Paumot, energia dietro, e fare switch, perché non può dare l'energia davanti. A questa maniera, se non fa tutto questo, io ho vinto, perché mi manca un premio solo. Anche la Kissara volendo è interessante, però ormai ci fa proprio il latte alle giunture. Vai Zino, vai Zino, vai. Esperimento di Acromio, alla ricerca di uno switch o di una fune. Allora, si è elevato la Ultra Ball e l'energia, prende la Minor Ball. Giustamente se lui avesse trovato adesso l'altra pecora, potenzialmente poteva dargli due energie, ma ritirava comunque con due. Dynamotore, ok. L'energia dietro e ce l'ha, vediamo se c'è anche switch. Ma comunque, anche se riuscisse ad attaccare, ho un altro boss. E quindi posso fare boss su un qualsiasi altro Pokémon, anche attaccando con Arceus, e si gode. Andiamo Zino, t'ha persi il capo. Se non hai switch non tu puoi fare nulla. E anche se tu dovessi fare tutti quei danni, dopo non attacchi. Signori, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Andiamo con il terzo avversario. Ultimo avversario di oggi, siamo contro Benchzi. Allora,
Sono abbastanza stanco, tre partite sono tante, però insomma vi volevo dare quanto più contenuto possibile. Allora, è uscita croce. Il mio avversario inizia per primo e direi che questa mano non è affatto male, ragazzi. Tre partite su tre dove abbiamo una mano forte, non me l'aspettavo. Forte perché abbiamo l'energia, forte perché abbiamo la Ultra Ball. Quella Ultra Ball ci permette di prendere Arceus, che è tanta roba. Ora, il mio avversario gioca un Mazzolotta, un Coraidon, che non vedo dai tempi della preistoria. Quindi il mio Arceus può esplodere molto male. Non credo lui abbia debolezze erba al momento, a parte quel Gible. Però facciamo così, diamogli l'energia di qua di Arceus e termino. Se avessi trovato la doppia potevo già caricare. Allora, grandi zanne. Allora, Kangaskhan X gli dà la doppia, fa switch, non so che cosa faccia Kangaskhan, però se non sbaglio male, e attualmente pesca 3. Attualmente pesca 3, va bene. È il momento, signori, è il momento di fare la Ultra Ball. Su cosa non lo so, però facciamo Ultra Ball su Ultra Ball e la Jet, tanto abbiamo lo switch in mano. Ci prendiamo Arceus Vuastro e facciamo così, ok? Poi si fa l'abilità Astronascita. Vediamo cosa possiamo partorire. Sicuramente l'energia per attaccare. E non so se prendermi Bidoff. Ci possiamo prendere, dov'è? Bidoff, che così dopo io mi metto Bibarel. Non so se lui avrà modo di farci KO, però nel dubbio Serperior con tre energie un minimo di danno lo fa. Quindi 1, 2 e 3. Queste le carichiamo sulla serpe e poi dopo speriamo che con Bibarel qualcosa succeda. Nel caso mi dovesse fare un grande KO, cioè abbiamo la Burno e così ci prendiamo magari il Vuastro, capito? La Perula. Perché Kangaskhan fa 100 per lui, non mi ricordo, perché Gible ha la debolezza erba, ma se non sbaglio Garchomp non ce l'ha la debolezza erba. Fatemi vedere, esatto, ce l'ha elettro. Quindi questo ci può andare un po' a scombussolare i piani. Lui è tipo acqua, fortunatamente. Cosa fa Hitmonchan? Idrosbarco, 160. Ok. Ok, let's go, signori. Ok. Qua si può fare Bibarel. Possiamo anche... Lui c'ha 320. Allora, intanto faccio Bibarel. Ci esce Spiritomb, che non serve assolutamente a niente. Però potrei fare boss su Kangaskhan per farmi due premi. Tanto lui comunque dopo mi fa KO. Tanto vale fare due premi e due premi. Mettiamo questo Spiritomb perché mi potrebbe salvare un turno. Lui però c'ha 5 carte in mano, che non sono poche. E... fatemi pensare. Passo il turno, o meglio lascio così, mi prendo i due premi e vediamo che cosa succede. 1 e 2. Arceus e Bibarel non mi servono molto. Non mi servono. Però, lui ci rifà altri 160. Arcanine V, anche lui, debolezza però. Debolezza erba, ci piace. Questo ci piace. Questo ci piace, debolezza erba. Intanto il KO se l'è preso. Si fa due premi e questa partita potrebbe essere molto più interessante delle altre. Allora, una Ultra Ball, questo ci sta. Questo lo mettiamo. E ci possiamo fare la Burno qui su Arceus e prenderci il Vuastro perché dobbiamo fare un po' più di male. Ho già fatto comunque l'attacco Vuastro, quindi posso fare 1 e 2. Fargli arbitro potrebbe essere divertente, però anche fare Alakazam non dovrebbe essere male. Quindi io faccio Bibarel, vediamo se troviamo delle energie. Niente energie, però abbiamo una cintura che non è che cinti più di tanto. Però la voglio levare e metterla su Arceus, perché se mi rifà qualche arbitro eccetera, poi me la ritrovo in mano. Gli si fa 190, caos regale. Posso spostare una energia, lo faccio e lo metto su Alakazam. Dopo spero di trovare un'altra energia,
per poter fare il danno da KO. Dopo posso evolvere l'Arceus Vuastro. Lui si mette l'energia lotta su Arcanine. Ho un po' paura del match dell'avversario perché ha tante uscite pesanti, però le ha tutte forti. Idrosbarco, 160 danni. Cosa mi invento? Oh, l'energia psico, fermi tutti. Lui c'ha 130, questa la posso dare. Allora, se io mi invento una mossa ultra ubriaca, posso mettere questo qua. Poi posso mettere questo di qua. Posso pescare di Bibarel. Ok. E sto pensando, perché se io adesso faccio 190, mi faccio questo KO. E dopo mi sposto i danni, o meglio, mi sposto un'energia su Alakazam. Lui dopo mi fa KO, però ho paura che devo trovare boss per forza. Signori, alzo le mani. Alzo le mani. Cioè, qui per davvero è forte. Perché con boss posso fargli boss su quell'altro ubriaco. Bravo, Pescane 7. Compliments. Pescane 7 che mi fai fare più danni. Riolu. Perché lui adesso mi fa il KO su Serperior. Ma forse non so se ha calcolato che prende altre due carte premio. Ok? E questo è tanta roba. Se non avessi trovato boss, probabilmente sarei stato molto in difficoltà. Perché lui dopo mi avrebbe fatto forse boss, anche se ne ha scartati un botto. E però io adesso farei 160, ma con questo boss su quel Coraidon, che non ha mai utilizzato, gli si fa 320. Signori, si è attaccato anche di Alakazam, cioè nemmeno nei migliori film. Ultimi due premi, 1 e 2, vediamo un po' che cosa si trova. Il sentiero e l'energia difesa. Va bene, signori, va bene. Ce la portiamo a casa anche questa. E che dire, io vi mando un saluto e un abbraccione. Questo video può finire qui. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace qua sotto e consigliatemi dei nuovi mazzi da portare. Se avete visto qualcosa di interessante, ovviamente roba nuova, perché se no roba vecchia l'abbiamo vista, ci stufa e tutto. Io vi mando un saluto, un abbraccio e che Godenzio sia con voi. Ciao!